La prima cosa che voglio fare in questo video è rassicurare i tifosi della Cartonense, dell'Inter, della Prescrittese, chiamatela come volete voi. Il vostro presidente non è in carcere, magari agli arresti domiciliari perché intanto non si è potuto muovere dalla Cina per partecipare al vostro consiglio di amministrazione, ma ha partecipato tramite, diciamo, da remoto, ecco. Ha partecipato da remoto ed ha fatto delle dichiarazioni importanti, davvero delle dichiarazioni importanti che andiamo a commentare in questo video. Ma prima di tutto, ragazzi, vi chiedo un like se non siete tifosi della Prescrittese, vi chiedo di iscrivervi al canale perché siete in tanti a guardare i video e tanti ancora guardano i miei video senza essere iscritti, è gratis, non costa nulla, quindi iscriviamoci e azioniamo la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. Ma passiamo all'argomento di questo video, parliamo delle dichiarazioni di Zhang e di Marotta all'interno del consiglio di amministrazione dell'Inter, un consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio dello scorso anno, un bilancio che vede una perdita di 85 milioni in riduzione naturalmente rispetto a quella dell'anno precedente, e non sarebbe altro, ragazzi, l'Inter ha fatto un percorso in Champions League o le hanno fatto fare un percorso in Champions League, lasciamo il beneficio del dubbio anche se io ne ho pochi. Comunque, una riduzione delle perdite che scendono da 140 a 85 milioni, un aumento naturalmente di quello che è il fatturato del club, che è comunque di 400 e dispari milioni di euro, assolutamente ancora inferiore a quello della Juventus, che va ribadito, nonostante loro abbiano fatto la finale di Champions League, non si avvicina neppure per scherzo a quelli della Juventus di quando faceva le finali di Champions League. Ma naturalmente il bacino d'utenza è diverso, l'Inter è diverso, l'Inter non è la Juventus, e quindi questa è una cosa ovvia. Ciò che non è ovvio sono le parole, ragazzi, di Steven Zhang in videoconferenza, perché Steven Zhang addirittura dice che questo è un punto di partenza e che l'Inter non ha intenzione di fermarsi qui, l'obiettivo è sempre la vittoria e l'obiettivo è la seconda stella. Gli fa eco Marotta, che addirittura ringrazia la proprietà per il massimo sostegno economico dato all'obiettivo del club, e il sogno è quello di regalare una soddisfazione ai tifosi a maggio. Naturalmente parla dello scudetto, parla della seconda stella. Ragazzi, ma questi qua sono senza vergogna, senza vergogna, e nessuno all'interno del consiglio di amministrazione fa domande a Zhang sulla situazione debitoria dell'Inter. Nessuno, ragazzi, nessuno. Quando a maggio, oltre allo scudetto sotto l'albero che sperano loro di regalare ai tifosi, appunto, ci potrebbe essere un bel regalino da parte di Oaktree, visto e considerato che gli devono restituire quasi 400 milioni di euro e io non so dove possano andarli a prendere, visto e considerato che sono sempre più in perdita e sono sempre più ridicoli. E non si vergognano di fare propaganda, ragazzi, questi qua stanno a fare propaganda e tutti i tifosi cartonati sono lì che credono così a bocca aperta a tutte le cagate che questi qua gli dicono. È incredibile, ragazzi, è incredibile che non si vergognino a fare proclami. Hanno detto che questo è stato un ciclo di 5 anni, innanzitutto che ciclo hai fatto? Hai vinto un misero campionato e due Coppe Italia. Cioè, questo sarebbe un ciclo? Vabbè, ognuno ha i cicli che si merita. C'è chi fa i cicli di 9 scudetti consecutivi con 4 Coppe Italia consecutive, altre Coppe Italia vinte lì durante questo ciclo, 2 finali di Champions League, compra Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Douglas Costa, ne vogliamo ricordare altri, De Ligt. E c'è chi invece ogni anno vende i migliori pezzi della rosa per rifinanziare, andando a prendere parametri zero a destra e a manca, agli accordi con la FIGC e con la UEFA per poter presentare un bilancio tutto basato sui debiti, ragazzi, facendo debiti su debiti che portano ogni anno degli interessi passivi. Quest'anno l'Inter ha pagato 50 milioni di interessi passivi sui debiti. Pensate solo questo, 50 milioni di interessi passivi sui debiti.
Praticamente la cessione di Onana è servito a pagare i debiti che ha l'Inter e ogni anno l'Inter rifinanzia e le stanno facendo fare questo tipo di finanza creativa quando l'Inter non avrebbe i parametri per iscriversi né alla Serie A né di far parte di nessun campionato professionistico, perché l'Inter dovrebbe ripartire dall'eccellenza, perdere il titolo sportivo e portare i libri in tribunale come fanno le società normali. Ma quando si tratta di calcio gli interessi economici non lo permettono. L'Inter è una società protetta, ma che addirittura questi qua vanno a fare proclami dicendo che sono tra i club più forti d'Europa. Ma club più forti d'Europa cosa? Che l'altro giorno ha avuto bisogno di un aiuto arbitrale per battere il Salisburgo. Cioè, sei arrivato in finale di Champions League, ma come ci sei arrivato? Che squadre hai incontrato sul tuo cammino per arrivare in finale di Champions League? Che squadre hai incontrato? Porto, Benfica, Milan. Queste sono le squadre che ti hanno portato alla finale di Champions League. Non c'era il Bayern, non c'era il Paris Saint-Germain, non c'era il Chelsea, non c'era il Real Madrid, non c'era il Manchester City. Anzi, il Manchester City c'era in finale e hai perso. Contro l'unica vera squadra hai perso. E allora, se tu hai avuto un sorteggio, chiamiamolo fortunato, ma non è un sorteggio fortunato, ragazzi, quello è un accordo e lo sappiamo tutti, allora non puoi dire che sei tra i migliori club d'Europa, altrimenti prendi per il culo la gente. Ma questi qua sono abituati e secondo me dopo tanti anni di prese per il culo ormai sono autoconvinti e ci credono, perché loro credono in tutto, credono di appartenere al club più onesto del mondo. Hanno dimenticato i caffè di Herrera, hanno dimenticato il passaporto di Recoba, hanno dimenticato il fatto che Calciopoli l'ha salvato solo la prescrizione, hanno dimenticato di aver fatto le plusvalenze, hanno dimenticato di avere 1,5 miliardi di debiti, hanno dimenticato tutto. Loro non si ricordano niente quando sono i cazzi loro, poi quando c'è da parlare di Juventus ricordano tutto, tutto naturalmente secondo i racconti della Gazzetta, quindi racconti fuorvianti da anni e anni di cagate di Gazzetta, di Sport Mediaset e cazzate varie, e quindi in quel momento hanno la memoria, hanno praticamente un'ignoranza selettiva, ecco, un tipo di ignoranza che è selettiva, però ognuno ha, diciamo, i tifosi che si merita e ogni tifoso ha la squadra che si merita. Loro si meritano a vicenda e dalle mie parti si dice che gli uccelli si accoppiano in cielo e gli scemi si accoppiano per terra. Evidentemente, ragazzi, questi qua sono davvero nati per stare insieme. L'interista ha la vocazione un po' come il prete, e quindi quando tu scegli di essere tifoso della prescrittesa evidentemente ce l'hai per vocazione. E questi qua credono a tutto, adesso credono di essere uno dei club più forti d'Europa e ringraziano pure questo cinese qua che è venuto in Italia a fare l'avventuriero senza neanche un euro e sta facendo i salti mortali, una finanza ridicola che sta... cioè, e gli permettono di fare acquisti, gli permettono di stare ancora nel calcio d'élite. E loro naturalmente sono contenti perché vengono comunque da una storia miserabile anche in mano a Moratti, che loro... per loro è un idolo Moratti. Ma ragazzi, ma quanto cazzo di tempo è passato Moratti prima di vincere qualcosa? Massimo Moratti dopo quanti anni ha vinto qualcosa? Dopo quanti anni? Cioè, loro imbrogliavano e facevano terzi. Poi si sono rotti i coglioni, hanno messo Tronchetti Provera e la Telecom in mezzo, hanno fatto scoppiare Calciopoli e hanno vinto uno scudetto da terzi dove avevano imbrogliato ma avevano comunque perso, e si freggiano e dicono che il 14° è il più bello. Questa è l'Inter. E quindi, ragazzi, di cosa volete parlare? Vediamo, siete un grande club, questo è solo l'inizio. Maggio arriverà e noi siamo lì che lo aspettiamo. Vedremo, padre tempo, come dice il vostro tifoso Lele Adani, padre tempo ci dirà la verità. Vedremo se siete un grande club, se questa volta Gravina e Seferin riusciranno a salvarvi ancora una volta, o se Oaktree si prenderà la proprietà del club merda azzurro. E vedremo, ragazzi, quale sarà il futuro di questo club, che intanto canta già vittoria e inneggia già la seconda stella. Quando siamo alla 9ª giornata hanno solo 2 punti su di noi e 1 punto sul Milan. Ma vedremo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E fino alla fine, ragazzi, contro tutto e tutti, sempre e comunque, forza Juventus e Inter merda che non guasta mai.